Ciao a tutti, oggi prepareremo i pangoccioli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e mezza circa. Gli ingredienti sono farina manitoba, zucchero semolato, burro morbido, gocce di cioccolato fondente, sale, lievito di birra, uova, latte intero, miele, un tuorlo e un po' di latte per spennellare. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale il latte. Il lievito. Andiamo a sbriciolare. E il miele. Andiamo a sciogliere il lievito per 1 minuto, 37 gradi. Velocità 2. Andiamo ad aggiungere le uova. E le andiamo a miscelare per 30 secondi a velocità 2. Andiamo ad aggiungere la farina. Il sale e lo zucchero. E lo andiamo a impastare per 1 minuto. 1 minuto a velocità spiga. Andiamo Adesso lasceremo riposare l'impasto per 10 minuti all'interno del boccale con il coperchio e il misurino inserito. Adesso azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità spiga e dal forno del coperchio andiamo a far incorporare all'impasto il burro. Adesso lasceremo riposare l'impasto sempre all'interno del boccale per altri 10 minuti, sempre con il coperchio e il misurino. Adesso aggiungiamo le gocce di cioccolato e facciamo impastare il bimby per 30 secondi a velocità spiga. Dopo aver impastato le gocce di cioccolato, lo lasceremo lievitare all'interno del boccale per 1 ora con il coperchio e il misurino inseriti. Dopo aver fatto lievitare l'impasto,
andiamo a formare i nostri pangoccioli. Prendiamo una parte dell'impasto . Lo adagiamo su un piano di lavoro e andiamo a far incorporare aria. Dopodiché li andremo a posizionare su una teglia ricoperta da carta da forno e li faremo lievitare per almeno mezz'ora. Dopo aver formato i nostri pangoccioli, andiamo a spennellarli con l'uovo e il latte. Mettiamo in forno e lasciamoli lievitare per mezz'ora a forno spento. Trascorsa la mezz'ora, andiamo a infornare a 200 gradi per 10-15 minuti circa. Pangoccioli. Grazie e alla prossima ricetta.